Prendiamo in prestito sogni e li trasformiamo in speranze. Tutti fuori dal coro, vendiamo solo apparenze. L'inchiostro sul corpo come macchie di sangue, per essere visti in un mondo che non ci distingue. Né rabbia, né gioia, né amore, né voglie, solo un autunno vestito di foglie, affamati e già sazi di buoni consigli, in cerca di maghi senza cilindri e conigli. Percorriamo i sentieri più duri e contorti, la meta è il paese dei problemi irrisolti. Noi donne, noi uomo, figli dei nostri padri, abbiamo il futuro nelle case dei ladri. Ma domani sarà una giornata di sole, con l'erba verde nei prati, le margherite e le viole. Giocheremo bambini fino al tramonto, per dormire felici in un sonno profondo e poi bere un caffè. Nella cantina dei sogni conserviamo illusioni che ci mantengono vivi dentro prigioni, da cui usciamo ogni tanto per far prendere aria a questa vita al guinzaglio così solitaria. La mente ci mente e siamo tanti milioni, con gli occhi perduti in tanti schermi a colori. Un cuore che batte al ritmo della rete è un popolo nuovo di anime inquiete. E accendiamo ricordi di canzoni e di danze, produttori di vuoto che riempie le stanze. Ansimiamo respiri né morti né vivi, impauriti e distanti con la rabbia tra i denti. E non esiste la pioggia, solo nuvole nere e giorni noiosi senza mattini e né sere. Bruciamo nel fuoco le nostre emozioni, aspettando l'arrivo dei giorni migliori. Ma domani sarà una giornata di sole, seduti in un bar a guardare il mare. E nel silenzio, senza parole, vedere i gabbiani volare e poi bere un caffè. Il bimbo che è nato ha già scritto una storia sulle pagine bianche di una passata memoria, di vita, di morte, di amicizia e coraggio, di amori rubati nelle notti di maggio, di vite future e degli anni passati, di cavalieri, di draghi, di santi e dannati. Lo squarcio nel buio è luce violenta che acceca chi illumina in una notte già spenta, e le stelle nel cielo a tremare nel freddo del vuoto perfetto in cui stai cadendo. È il sole nel cielo, è stato spogliato, né luce né vita, il suo cuore infuocato, incerti e convinti di poter andare, riflesso del cielo che nasconde il mare. Mastichiamo futuro e sputiamo presente, soli e sperduti anche in mezzo alla gente. E viviamo nel sogno di un tempo diverso, né oggi né ieri, ma un presente già perso, nell'imbuto dei tanti che hanno fatto la storia. Versiamo il vino della nostra memoria e scriviamo canzoni che vogliamo cantare. Un giorno d'estate in riva al mare, la strada maestra che traccia sempre la via, un brindisi eterno, e così sia. Da mare insegniamo il calore, le buone maniere, qui l'arte e la storia hanno buona memoria e racconti per te. Siamo cantanti e un po' tutti parenti, venditori di sole, di buone parole, con un fiore tra i denti regaliamo momenti e sorrisi per te. Neve
Sapori di mare, scrigni sotto la sabbia, cittadine d'autore, vette dopo la nebbia, canali e cortili, tra ponti e sospiri per te. Mille facce di una sola medaglia, siamo culle sui fiumi che han creato la storia, pittori e colori, balconi ed amori per te. Donna alla moda e vestiti eleganti, chi è vestito di bianco ed è già quasi santo, macchine rosse e cavalli rampanti per te. Mozzarella che fila ed un espresso fumante, ristoranti alla carta per una cena galante, vini sinceri, poi messaggi di auguri per te. Benvenuti, benvenuti e buonasera in questa nuovo incontro con la Revenue Live. Sono Federico, con me c'è Gabriele e Riccardo, Revenue Manager di lunga data della Franco Grasso Revenue Team. Allora, ragazzi, oggi siamo carichi. Ci sei pure tu, c'è anche Federico. E c'è anche Federico. La voce, l'immagine, giusto. L'esperienza, la seduzione di questo team. Esatto. Beh, oggi vi vedo tutti carichi effettivamente, perché l'argomento è interessante, secondo me. Siamo carichi. Siamo carichissimi, infatti interromperò tutti e parlerò soltanto io ancora più del solito, perché c'è veramente tanto da dire. No, scherzi a parte, Penso che oggi io vivo l'entusiasmo di quelli che sono i cambiamenti che piano piano stanno quantomeno iniziando a ribollire, e ci sono un po' di notizie che dal punto di vista umano e turistico, per quello che ci interessa, e che poi sono due temi strettamente legati tra loro, danno la percezione che ciò che sta per succedere è almeno una parvenza di inizio, rinizio. Raccogliendo anche soltanto la notizia di pochi istanti fa dell'anticipazione al 26 aprile il ritorno per alcune regioni, che ovviamente rispetterà determinati criteri, alla zona gialla, e di conseguenza una riapertura anche di ristoranti in serale all'aperto con il coprifuoco ancora alle 22, però è già un segnale. Chissà che tutte le manifestazioni che sono avvenute, stanno avvenendo anche in questi minuti, ho letto che 22 minuti fa qualcuno in piazza a Genova si è legato, un ristoratore a Roma, tanto per cambiare, hanno fatto una manifestazione un paio di giorni fa, piuttosto vivace, in cui peraltro mi piace sottolineare come, cito testualmente, non mi arrogo io il diritto di criticare chi ci governa, ma tale Camilla Moccia, una giovane ristoratrice di Ostia, si è espressa in modo delicato nei confronti di chi ci ha governato, dicendo che finora hanno sbagliato tutto, e questo penso sia proprio lo specchio di tanti stati d'animo di tante persone che sono state in difficoltà. Aggiungo inoltre, poi prima o poi prenderò fiato, che un'altra notizia importante che non va contestualizzata soltanto alla sfera calcistica, ma il fatto che l'11 giugno a Roma la partita di debutto agli europei, già rimandati l'anno scorso, di calcio dell'Italia allo Stadio Olimpico, capienza totale circa 84.000 spettatori, sarà in presenza di pubblico, persone vere, carne e ossa al 25%, quindi facendo i conti, voi che siete bravi, sono circa 20.000 persone all'interno, più o meno. Sì, circa 20.000. E secondo me è un tana libera tutti, perché a quel punto vanno bene gli interessi, vanno bene i soldi, l'Italia rischiava di perdere gli europei e con essi degli introiti che fanno gola ovviamente a chi governa più che a noi, perché noi la vedremo in televisione, anzi paghiamo pure il canone Rai per vederla in televisione, però insomma penso che siano tanti segnali buoni. Beh, insomma, hai preso fiato 3 minuti, non ti sei fermato un secondo.
Vabbè, detto che diciamo che comunque voglia, c'è da dire, c'è da fare. C'è calore, oggi c'è voglia. Apro una parentesi, abbiamo anche fatto delle ricerche per voi, perché siamo andati anche a spulciare, a scartabellare un pochino le prenotazioni che sono in divenire su varie destinazioni, ma ne parleremo un pochino dopo, perché Riccardo ci ha lanciato un po' l'amo per parlare anche di... parliamo, Gabriele, parliamo di destinations. Parliamo di destinazioni. La volta scorsa eravamo a parlare di destinazioni fuori Italia, mentre questa volta invece resteremo più nel nostro paese, e ci fa piacere che abbiamo letto questa settimana tanti articoli dove siamo anche per quest'estate 2021, insomma, un passo avanti agli altri, soprattutto per alcune regioni. Sì, perché stai citando l'indagine di Buoni, per caso? Come, scusami? Stavi citando l'indagine di Buoni, quella lì? Stavo quella lì, poi c'è anche, insomma, quella di Airbnb, un'altra che svela le 10 mete, insomma, più trendy di quest'estate 2021, dice l'articolo. E a livello... Esatto, nonostante sia comunque a livello europeo, le prime posizioni regna la Sardegna, nelle prime tre posizioni. E sono l'Isola Rossa, Liscia di Vacca e, scusate, al terzo posto Santa Cruz Tenerife, quindi al terzo posto. Ah, insomma. I primi due sono Liscia di Vacca e Isola Rossa. Ragazzi, Liscia di Vacca è un posto fantastico. Non ci sono mai stato, ma ho visto le foto. Tanto ti ci porto, tanto lo scrivevo oggi. Quindi è anche molto sensato, tornare a spiegare e a contestualizzare le cose. Tanti hanno paura che quello che sta succedendo e che è successo e che abbiamo vissuto poi ci rinchiuda in un futuro in cui ci sono incertezze, non si sa quello che succede. È vero, sicuramente sul breve raggio, forse anche medio, arriva a dire addirittura fine 2021. Però i comportamenti che c'erano prima saranno più o meno gli stessi che accadranno poi successivamente, che già stanno accadendo. La Sardegna rimarrà per sempre uno dei posti più ricercati per il mare in Italia. La Sicilia, idem. La Puglia, idem. Non cambiano. Non è che improvvisamente la pandemia mi ha fatto considerare dei posti che dico, vabbè... se ho i soldi vado da un'altra parte, perché così ho cambiato idea. E i comportamenti turistici nelle ricerche vanno in quella direzione. Poi le costrizioni e le restrizioni ci porteranno anche a prendere delle decisioni per comodità, per logistica, per portafogli, però insomma non mi sorprendono questi dati. Sì, assolutamente. Guarda, io... Vedendo un pochino questa cosa, spero veramente che si risollevi anche l'idea della... No, non l'idea, scusatemi. L'attivazione proprio dei vaccini, perché adesso abbiamo parlato un pochino d'Italia, però in realtà facendo un giretto ci sono un po' di notizie abbastanza recenti che parlano proprio del fatto che molte località si stanno attrezzando per chi ha ricevuto il vaccino. Se andiamo a vedere adesso un pochino però come siamo messi noi italiani stessi, il nostro vaccino si è arrivato a tante tipologie, anche sacrosante effettivamente, di persone, però noi giovani saremo, mi sono detto giovane, ragazzi, ho i capelli bianchi ma mi sento giovanissimo dentro, arriveremo forse un pochino tardi, non lo so, che ne dite voi? Stavo vedendo questa sulla Grecia, ce l'avete aperto di fanpage? Però questo discorso tutto sommato va anche preso per le iniziative che almeno si stanno accarezzando nelle nostre isole, Ischia, Capri, Procida, ecco. Le Eolie, l'isola d'Elba, insomma, prende tutte le isole. L'idea di trasformare questi centri turistici in isole COVID-free, sempre per utilizzare termini inglesi perché ormai noi l'italiano non ci piace più. È un'iniziativa che può avere sicuramente senso, può avere senso economicamente. Io non voglio neanche entrare nel discorso di è giusto o non è giusto privilegiare, cioè chi c'ha bisogno, chi non ha bisogno. Poi ogni regione è differente. Nel Lazio dove vivo, a Roma, hanno
concluso almeno l'organizzazione delle prenotazioni fino alla decade dei 60 anni. Se continuano di questo passo, penso che in 2 o 3 mesi, anche io che tanto giovane non sono, però ancora i 40 non l'ho raggiunti, posso ambire al mio vaccino. Che vaccino poi non si sa, perché lo bloccano, lo mettono, il Johnson & Johnson è arrivato, quello hanno tolto, l'AstraZeneca, trombosi, non trombosi, Pfizer, Pfizer, tutte cose statistiche, come si pronuncia, e vabbè, però bisogna aspettare, bisogna vedere quello che fanno. Tutto ciò che noi per esempio oggi preme è notare quelle che sono le iniziative anche curiose che stanno provando a mettere in campo alcune nazioni, ma anche alcuni singoli imprenditori, e dare spunto a chi ci ascolta e a chi ha in possesso un patrimonio anche piccolo di provare a differenziarsi rispetto alla proposta che siamo un po' costretti a fare, ma che in generale abbiamo anche sempre fatto. Quindi è un buon momento per uscire fuori dal gruppo e trovare qualche scintilla che possa farli innalzare. Sì, anche perché stavo pensando, cioè poi tutto quel mercato che poi immagino alla Russia, che magari stanno vaccinando meglio, oppure altri paesi dove comunque il vaccino è aumentato, chiaramente se ci sono posti che accoglieranno soprattutto in queste isole solamente i vaccinati, farà una grossa differenza, perché insomma ci sarà comunque un po' in più la sicurezza, e non fa mai male, ma la certezza di viaggiare soprattutto. Sicuramente, io non so psicologicamente quanto oggi hai più interessi realmente la sicurezza, prendiamola con le pinze questa affermazione. Sì, esatto, quello sì, però ecco, magari non adesso, però già preannunciando queste, insomma, almeno iniziative. No, ma male non fa, intendiamoci, no, voglio essere anche un pochino provocatorio, anche per sottolineare ulteriormente quanto ribolla tanto in noi la voglia di uscire da questa depressione. Utilizzo il termine forte perché io stesso mi sento veramente depresso per tutto quest'anno, e non sono l'unico, e che sono disposto anche a mettere da parte un po' di precauzione, anche molto rispetto al 2021 e nella distinzione che c'è stata nell'estate del 2021, che è stata un'estate comunque discreta, almeno in termini di presenze, di occupazione nelle strutture di fermento. Nel 2021, secondo me, un po' di timori, di psicosi, di angoscia l'abbiamo messa da parte, un po' perché non ne possiamo più e un po' perché ci siamo abituati. Comunque è un'iniziativa che stanno prendendo non solo le isole della Grecia, ma come dicevi prima te, ci sono anche gli arcipelaghi italiani, insomma, che insomma sembrano sostenere queste iniziative, ecco, e quindi compresa l'Elba e le altre insomma isole di Ischia, Procida, Capri, le nominano insomma quasi tutte, ecco, quindi sembra appoggiata da più persone. Questo poi si unisce anche a varie iniziative. Trenitalia sta provando a fare i primi treni COVID free, ci saranno i primi aerei COVID free, insomma. Penso che si andrà sempre di più nella direzione di una distinzione di chi è certificato sicuro dal punto di vista proprio del contagio e chi invece ancora è un pochino a rischio. Io mi auguro che mettano anche nei limiti della capienza dei vari ospedali, la sicurezza di tutti, anche un po' all'umano libero arbitrio, l'idea del te la vuoi rischiare, rischiatela anche un po', però insomma forse qui esagero e sottovaluto il problema io, che anche dal movimento mio della matita di oggi vedete che non sto nella pelle. E visto che stiamo parlando di queste iniziative, sorrido un po' all'idea di quello che ho letto riguardo alle Maldive, in cui adesso non prendetelo anche qui con le dovute precauzioni. Un elemento del turismo delle Maldive ha proposto addirittura il vaccino a chi da turista prenota e va alle Maldive. Anche qui stiamo parlando di cose straordinarie, è un'iniziativa sicuramente. Poi sulla moralità della questione non mi esprimo io. Ma poi chi lo pagherebbe il vaccino? L'hotel, secondo voi, o
secondo me l'ente del turismo. Parliamo di pacchettoni turistici con tour operator che ti fanno tutto un all inclusive, e l'all inclusive è pure il bacino, che non sarebbe male. Beh, infatti guarda, ci sto pensando. Beh, in Serbia lo stanno facendo, stavo leggendo l'articolo, è già un pochino che girava questa cosa, che uno si può andare a fare il vaccino in Serbia. Avevo letto addirittura che si stavano organizzando, c'erano degli operatori proprio che facevano un pacchetto per questo, e qui in Serbia ci si può prenotare, tra l'altro, anche se non provvisti di permesso di soggiorno, cioè è turistico proprio. Tana libera tutti davvero, ed è gratuito. No, non è possibile. Il vaccino è gratuito e la somministrazione viene effettuata in strutture pubbliche, cito. Però devi avere un numero serbo, telefonico. Ragazzi, vabbè. Lo facciamo quello. Però anche questo non è una goccia in mezzo al mare, eh. Basta andare su Google banalmente, citare e scrivere tour operator vaccino e escono fuori diverse iniziative di questo tipo, la proposta di un tour operator di un soggiorno di 3 settimane in Russia, che è il periodo necessario per ricevere le 2 dosi, quindi praticamente ti fai 3 settimane in Russia e ti prendi le 2 dosi di vaccino. Tutto pacchetto. Anche la Grecia stessa parlava di vieni a fare la quarantena da noi, quindi ti fai il viaggio e ti fai la quarantena sulla spiaggia, poveraccio. Ecco, questo secondo me è il modo giusto ad affrontare il momento. Almeno è muoversi, fare qualcosa, insomma. Almeno, sì. Almeno provare, dai. Siccome il problema non si può accidenti. Infatti io su questo, perché hai parlato di Maldive, volevo parlare un attimo di quella proposta fatta all'incirca dicembre di un resort alle Maldive dove per 25.000 euro ti affittavi un bungalow per tutto l'anno. Cioè la quarantena più bella al mondo. Se l'avessi saputo a febbraio 2020, non mi cercate per un anno. Avresti messo il gruzzoletto da parte e poi te ne saresti andato alle Maldive. Magari da dividere con un amico, non lo so, o con la propria ragazza, ecco, una cosa del genere. Non sarebbe stato male, uno doveva fare tutti gli incastri di il mutuo e l'affitto e questo e quest'altro. Sicuramente dal nostro punto di vista di analitici, la proposta va anche studiata in funzione di quelli che sono i costi della struttura, di quelli che sono i pro e i contro proprio a livello commerciale. Però stiamo parlando di un momento in cui turisticamente non succede niente, almeno non è successo nei primi 4 mesi niente, e forse a maggio, fine maggio, ricomincerà a succedere qualche cosina. Però anche soltanto nell'idea di un 6 mesi in cui avresti fatto zero invece di prendi un ospite per coccolartelo e per fargli godere l'esperienza, era una cosa molto interessante. Certo, non alla portata delle tasche di tutti, soprattutto non alla portata delle tasche di Federico. 2.000 euro al mese all'incirca per un anno. Aspetta, ma era comprato il cibo? No, vero? No, non penso proprio. Qui parlava proprio dell'affitto del bungalow. Ah, ok, solo l'affitto del bungalow. Okay. E quindi poi anche lì ci sarà da parlare. Dubito che ci sia magari un supermercato dove andare a fare la spesa, e quindi comunque loro si sarebbero presi cioè il ricavo. Magari è vero, 2.000 euro al mese per loro è niente, perché ce li fanno probabilmente ogni 3 giorni 2.000 euro. La settimana, secondo me, sono pochi, ecco. Però dopo, comunque, già il periodo era morto, e quindi già se ti prendi al ristorante tutte le sere a cena 2 persone perché hanno fatto una cosa del genere, beh. Non lo so, però, come sempre bisognerebbe vedere il loro storico e quello che combinano nei libri contabili o nella produzione lorda delle vendite, perché non lo so quanto a febbraio, marzo, bisognerebbe vedere anche meteorologicamente le Maldive. Esatto. Ci sono momenti in cui c'è brutto tempo, non ci sarà quasi mai brutto tempo, però... No, in realtà sì, c'è il periodo... diciamo Natale nostro, quindi dicembre, gennaio è il momento migliore per andare a Maldive. Durante l'estate invece è il periodo, durante la nostra estate è un periodo, insomma, di monsoon. Perché ho trovato
trovato il sito in italiano e mi mette le temperature in Fahrenheit. Uffa. Non è Non male penso comunque, che sia un problema di temperature lì, è più un problema di eh. piogge No, che... no. No, infatti, non è sicuramente non è un problema di temperature, è proprio del meteo proprio. Però piogge comunque molto scarse, 17%, beh, qualcosa c'è, un Ah, po' nuvoloso. più vento è lì la rottura di Ma... scatole, però insomma È ci lì il problema avranno del vento, sì. le basse stagioni. Quindi secondo me se qualcuno gliela dà di questi 25.000 euro ci hanno guadagnato, perché a parte che veramente non, ora niente, ora 25.000 euro, quindi, ma non credo che avrebbero avuto in condizioni normali 100% di occupazione a 25.000 euro. Detto questo, insomma... Io, Dai, per come sono fatto, bloccarmi comunque in un posto Ah, è per un vero. anno fermo, mi sarebbero venuti un po' i fantasmi in camera, però non è male. Comunque fermi siamo stati, quindi meglio al mare che col vicino di sotto che urla perché gioca alla PlayStation. Ah no, quello Qui sono io, no, sento quello strane non è il vicino. vibrazioni, a riguardo. Non è il vicino sotto, sono io quello che urla, capito? Esatto. Ma non Esatto. sei il solo, mi sa. Cioè, io sono il vicino di sotto. Vabbè, comunque, siamo riusciti tra l'altro a parlare di questa cosa, finalmente, era un pochino che ne parlavamo. Allora, vediamo un pochino. Io stavo dando un pochino ordine agli articoli, però... Ah, no, vabbè, questa è una cosa che dirò dopo io, no? Cioè, sull'aeroporto di Alghero. Ah, perché come avevo detto all'inizio, abbiamo anche un po' di analisi fatte da noi. Nel nostro metodo Allegrotto, però molto preciso. Allora, prima di passare a questo secondo blocco, perché chiamiamolo così, volevo ricordarvi che siamo presenti su tutti i social e mi raccomando, seguiteci su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, Li trovate giù in descrizione. tutto Ma in anche su descrizione, ragazzi. MySpace. Su MySpace, come no? Lì, guarda, per l'occasione lo rifarei se potessi e rimetterei una foto di 15 anni fa, ormai era MySpace, vado a memoria, Meno. dove ero anche truccato. Mamma mia, l'ho Ma detto. prima andava di moda, prima andava di moda. No, di Vabbè, ma moda, la mia no, era una di boy moda. band, una pseudo boy band, perciò c'avevo un pochino di matita intorno agli occhi. Raga, è successo, non lo posso negare, non lo nego. Non si nega niente. Poi, tra l'altro, non puoi negare niente su internet, perché tanto te ne ritrovano le cose, perciò a quel Esatto. punto basta ammetterlo con serenità. E volevo un Sappi pochino però che ogni parlare... volta che farai l'annuncio dei social, io tirerò fuori un social desueto, completamente Caso. fuori, domandandoti se siamo anche lì. Sì, tranquillo, avrò la risposta pronta, però sarà bello così, sarà bello. Va bene, E, va bene. allora, abbiamo fatto un po' di ricerche estive su delle mete italiane abbastanza ricercate proprio in generale da alcuni dati. E ci siamo spostati un pochino, Riccardo si è fatto una ricerca sulla Sicilia e sulla Puglia. Gabriele è andato in Calabria, il sottoscritto invece ha fatto un bel salto in Sardegna. Ho scelto la Sardegna, ragazzi, ve lo dico perché mi piace tanto, ci sono stato, ho dei ricordi caldissimi della Sardegna, bellissimi, e quindi non ho potuto resistere. E comunque faccio un piccolo spoiler, siamo rimasti con la mascella un pochino aperta perché, un po' spalancata, ma fino a terra quasi, perché sono successe le cose un po' strane. Oddio, non che non ce le aspettavamo, però... Ma Insomma, strane perché è esattamente quello che è sempre successo e di nuovo qui torniamo alla ciclicità delle cose e al fatto che tutto è sempre uguale a se stesso, i comportamenti di vendita sono sempre gli stessi, cioè a me lo quello che fa so, però veramente scusami. uscire... Dai, vai, vai, scusami. No, nel senso, con il Covid io speravo, vabbè, magari qualcuno si è... Non lo so, no, non è vero. Sì, ma No, tu non è vero. guarda il mondo, cioè da questa pandemia, che cosa abbiamo imparato? In che cosa siamo migliorati? Faccio questa domanda. Forse a fare la fila, No, a l'unica che è vera, forse fare la pizza pure.
È vero, è vero, è vero. Queste sono due cose sicuramente in cui ci siamo cimentati. Non so se abbiamo migliorato, almeno abbiamo migliorato l'esperienza. In tutto il resto io vedo anche un lieve peggioramento rispetto a prima, quindi, ma di nuovo, non è che salgo sul pulpito io stesso, non è che abbia fatto questi grandi miglioramenti, anzi, ho perso un anno di vita e tutto ciò che ne deriva, sono meno capelli, meno pazienza e anche meno soldi, quindi... penso che siamo tutti sulla stessa barca, però nei comportamenti turistici rileviamo, ed è assurdo e mi fa anche un po' inalberare, che si pensi che una cosa vada bene per qualsiasi momento, non, come se non ci fosse una dinamicità, come se non cambiasse il mondo intorno a noi. Che deve succedere di altro? Che deve cambiare? Un asteroide forse a quel punto. Forse i primi colonizzatori di Marte cambieranno strategia commerciale per gli alberghi di Marte, non lo so. Questa Non non sono te ne penso. sicuro. Non sono No, no. sicuro, però. Listino fisso e non rimborsabile, perché poi voglio vedere, prendi lo shuttle per Marte, vedi un po' se poi li vuoi indietro i soldi. Urla. No, infatti. Beh, quindi che facciamo? Iniziamo a parlare un po' di queste destinazioni? Eh Ma sì, sì, vai, anche vai. perché poi sì, abbiamo trovato in queste destinazioni poi un denominatore abbastanza comune. Verrà fuori alla fine. Gabriele, inizia tu a parlare un pochino della Calabria. Inizio io, inizio Sì, io. Vai, piccola vai. premessa, abbiamo fatto delle ricerche sull'arcinoto e per alcuni arcinemico Booking.com, non perché noi abbiamo particolare gradimento o simpatia verso il canale di vendita, anzi, non, né caldo né freddo, ne prendiamo i lati positivi, i lati negativi, ma due cose. Uno, rimane e rimarrà in un futuro almeno prevedibile il numero uno su piazza. E numero due, se non siete in vendita su Booking.com, avete fatto una, come si dice in italiano, non volgare, una sciocchezza. Quindi prendiamo Sciocchezza. quello esatto, una corbelleria. E quindi abbiamo preso Booking.com come parametro di ricerca. Esattamente, esattamente. Allora, parlando della Calabria, prima qualche news. Ryanair per quest'estate già garantisce 80 voli a settimana. Per la Calabria e dalla Calabria, dai due aeroporti principali. Per Ryanair, chiaramente, che sono Lamezia e Crotone. Sono 17 rotte europee in tutto. E io ho fatto delle ricerche, da Pisa per Lamezia o Crotone si viaggia, senza, diciamo, valigie, quindi biglietto più basso che c'è, all'incirca 40 euro a viaggio, per poi magari arrivare anche portando più valigie e tutto. Chiaramente io ho preso il prezzo più basso che trovavo. Ma si può arrivare anche a 70-80 euro comunque, per agosto, quindi già insomma, l'avevamo già detto, insomma, si sono organizzati. Gli unici che forse sono cambiati durante questa pandemia sono stati i volieri, insomma, che hanno fatto un cambiamento, poi meglio o peggio, questo l'abbiamo detto l'altra volta, quindi riguardate l'altra live, però ecco, almeno lì c'è stato un cambiamento. Quindi questo per dire che comunque la Calabria ne gioverà quest'estate, perché insomma almeno loro cercano di portare clienti, come abbiamo detto prima, c'è tutto il mercato russo che non vede l'ora quest'estate di venire in vacanza da noi, almeno c'è Ryanair che gli dà un'opportunità. Allora, per la Calabria ho fatto, diciamo, delle ricerche, delle macro ricerche, diciamo, sulla macro area di tutta la regione. La prima cosa che siamo andati a analizzare è quante strutture sono registrate almeno dalla Calabria su Booking.com e sono 3.500 circa, leggermente meno. E poi sono andato a vedere quante erano effettivamente prenotabili diciamo, per il fine settimana di maggior diciamo, richiesta di quest'estate. La cosa che viene un po', diciamo, non sconvolgente, ma insomma che è sempre stato, è che partiamo dalle 3.500 che sono registrate su Booking, disponibili a giugno ce ne sono 1.800, per poi arrivare a luglio 1.600 e arrivare al 14 d'agosto a avere 1.000 strutture prenotabili. E poi questo numero di nuovamente risale per arrivare a settembre che diventano 1.600 le strutture prenotabili.
Allora, qui poi dopo affronteremo il discorso, poi quando paragoneremo, insomma, l'analisi di questo la faremo dopo quando paragoniamo la Calabria a altre destinazioni come la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Come prezzi medi, io qui ho preso i filtri di segmentazione di Booking.com. Quello che posso dire è che la maggior parte delle strutture viaggia con tariffe da 50 a 100 euro a notte per luglio, e aumenta fino, diciamo che agosto c'è più differenziazione, ecco, quindi anche qui la forchetta tariffaria probabilmente aumenta per le strutture, ma la media più alta questa volta passa tra 100 e 150 euro a notte per le strutture. Dopodiché ho preso sempre sui momenti più, diciamo, più calienti di quest'estate il prezzo massimo e il prezzo minimo. Allora, per agosto puoi soggiornare in Calabria a 29 euro a notte, fino a un massimo di quasi 3.000 euro notte. A paragone di destinazione, ecco, perché non ho preso destinazione, diciamo, la più sfigata e la migliore, ho fatto, diciamo, una media, quindi ho preso tra le migliori e tra le peggiori. Poi ho visto anche zone intermedie, quindi non troppo lontane dalle spiagge e così, e ho visto che comunque, essendo vicino alla spiaggia, puoi dormire anche una notte a 29 euro per poi arrivare a quella massima che sfiora i 3.000 euro a notte. Ecco, diciamo che adesso possiamo iniziare a fare diciamo, delle piccole analisi. Ecco. Allora, sicuramente ci sono tante strutture che magari ancora non saranno prenotabili. Come abbiamo visto, sono 3.400 le strutture registrate a Booking.com e attualmente neanche la metà è online. E quindi diciamo che ancora, magari alcune di queste, dopo lo vedremo, possono essere prenotate, alcune no. Però diciamo che per quest'estate, secondo me, già si è iniziato a muovere qualcosa. Lo possiamo vedere che le tariffe comunque sono aumentate a metà di agosto. Quindi ecco. Cioè, qua io metto un attimo un punto e virgola e interpreto quei pochi disperati che ci stanno sentendo e si domandano: ma che perché ci dite tutto questo? Risaliamo anche, forse non abbiamo fatto un collegamento logico proprio lineare al motivo per cui ci stanno cercando e perché siamo belli, e questo è indiscutibile. Ma qual è il nostro comportamento visto che siamo belli? Ci mettiamo il vestito giusto, ci trucchiamo nel modo giusto, ci atteggiamo nel modo giusto, e in questo c'è da dire che almeno nella visibilità online, che è uguale per me ed è uguale per Tizio Caio e Sempronio, c'è una reperibilità che ci dà un termometro di come stanno andando le cose. Non teniamo in considerazione tutto ciò che riguarda i tour operator, tutto ciò che riguarda il diretto e gli abituali. Però ecco, se ad oggi, che 16 aprile 2021, mancano 3-4 mesi alla stagione altissima del mare, quindi luglio e agosto, siamo in queste condizioni, cioè nel momento in cui storicamente dovremmo essere più o meno la tariffa migliore possibile per quelle date e con la visibilità adeguata, siamo in queste condizioni. Tutti quelli che ci cercano poi nelle classifiche, tutti quelli che ci vogliono, ci trovano? Ci trovano bene? Bisogna sempre tenere presente che i limiti derivanti dalle imposizioni, di nuovo le restrizioni, anche il governo, il ministro del turismo, il Padre Eterno, il Papa che non ci aiutano, va bene, ok, però che cosa facciamo noi di nostro per metterci nelle condizioni? Da questo nasce poi la nostra piccola e divertente ricerca. Esatto, esattamente, cioè se Esatto. pensiamo. Ah. Scusa Fede, non ti ho sentito. No, Vai, vai. ero d'accordo, Sì. perché è così. Sì, Vai, vai, esatto, vai, vai. perché se comunque Ryanair mette a disposizione, insomma, tutti questi voli, almeno ci prova a tariffe così basse, sapere che il 50% delle strutture ha le tariffe per quest'estate, ecco. Beh, insomma, ottimo.
non fa molto piacere. Pone di nuovo un'altra domanda: come mai succede questo? Ed è quello che stavamo dibattendo anche tra di noi, ed è per questo che poi scherzavo prima con Federico, ma fino a un certo punto il comportamento rispetto ad aprile 2019, ma è tanto differente? No, perché la stessa procedura veniva applicata in un periodo in cui davvero non c'erano problemi, e se di problemi si trattava erano creati da imperizia, da posizioni non proprio favorevoli al turismo. Anche nelle ricerche che abbiamo fatto, ovviamente se si prende un entroterra di anche una zona turistica molto in voga, si prende il fronte mare, c'è una differenza di prezzo e di ricerca, ma questo mi sembra abbastanza evidente. Però come mai oggi per giugno trovo un tot di strutture, per la settimana di Ferragosto invece non trovo praticamente niente, e poi per la seconda settimana di settembre improvvisamente rispuntano le camere? E la domanda è legittima, quindi se c'è un consiglio, visto che noi siamo consulenti e poi proseguiremo attraverso le analisi e le ricerche che abbiamo fatto a corroborare il pensiero, è: oggi più che mai la preoccupazione che non ci sia occupazione può essere presente nell'albergatore, nell'imprenditore, ma se oggi non c'è mercato è perché proprio non c'è mercato, non è che la nostra strategia commerciale impedisce. Ed è, torniamo di nuovo alle compagnie aeree, per esempio, che si stanno smuovendo perché, non potendo far niente, devono retrocedere verso qualcosa che hanno sempre dato per scontato e che in alcuni casi non ha neanche portato grandi frutti. La stessa però interpretazione va fatta dal punto di vista alberghiero. Se io per oggi, 4 mesi di stanza, su agosto, sono preoccupato che non venga nessuno, è legittimo in relazione a zona rossa, mascherine, vaccini, ma non è proprio comprensibile dal punto di vista turistico, perché è giusto che io sia vuoto per agosto. Quindi se io svendo una camera oggi per agosto, sto facendo comunque un errore, tanto quanto lo stavo facendo nel 2019. Se agosto, luglio, fine giugno arriveranno a essere commercializzabili, ci sarà poi più sottodata una manovra tale, anche turistica, di pressione del mercato, che ci consentirà di vendere a tariffe molto più succulente rispetto a quelle che stiamo dando all'abituale oggi, al tour operator oggi, ed è il motivo per cui tanti stanno probabilmente chiusi oggi. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Allora, apro un'altra piccola parentesi, poi faccio proseguire Gabriele, per poveraccio, ma no, noi non ci siamo confrontati. No, che? No, no, siamo... vai pure. No, era che non ci siamo confrontati mentre facevamo questa ricerca. Abbiamo raggruppato i dati e poi ne abbiamo parlato in realtà abbastanza poco fa, ed è venuto fuori un pattern che è quello che ha descritto Riccardo. Ahimè, che è una riproposizione di cose che erano successe prima. Io sono un po' dispiaciuto, ma vai Gab, vai. Sì, non diciamo finisci, pattern per tutte le destinazioni come tutti gli anni, ecco, che ancora non è cambiato nei due versi. E sì, qui probabilmente il numero di strutture presenti online, ma diciamo che la prima parte sono tutte quelle magari case, abitazioni, quindi una struttura, una unità vendibile, che se sono già vendute o non sono online, insomma, contano e fanno numero. Per quanto riguarda la destinazione, io posso dire che secondo me deve ancora esprimere il suo potenziale. Ce l'hanno, hanno le possibilità, soprattutto per quest'estate, visto che gli hanno messo a disposizione, insomma, un sacco di voli, e sarà, insomma, quest'estate sarà prevalente il turismo su gomma e su rotaia, come abbiamo sempre detto, quindi diciamo è sempre stata la regione più sottovalutata, la Calabria. Però invece ha tantissime possibilità e potenzialità. Quindi ecco, no, niente, solo questo per finire. No, però è vero, è vero. Vai, se volete parliamo un pochino della Sardegna. Vai, raccontaci. Sì, vai. Facciamoci una chiacchierata. Perché la Sardegna effettivamente non ha cambiato nulla nel corso degli anni. Allora, io quando ho fatto la ricerca su Booking ho trovato circa 12.000 strutture, poco più. E come per Gabriele, da giugno partiamo da una cifra
diciamo un terzo delle strutture online, quindi ne avevo il 5 giugno per essere preciso 3.819 ne ho trovate, ovviamente i dati possono cambiare, però insomma discrete ma poche, per arrivare al 14 di agosto, che è la data su cui poi mi sono fissato io per fare altre ricerche un po' più specifiche, a 2.356, quindi siamo scesi di 1.500 strutture, che è un sacco. Allora, e per poi risalire, scusatemi, a settembre, con la seconda settimana, a 3.730, quindi più o meno le stesse strutture che ci sono a giugno. Mi piacerebbe davvero pensare che questa strana depressione sia data da incredibili strategie che io non riesco a comprendere. Sarebbe fantastico. Ho come il sospetto che si siano un pochino svenduti, però è un sospetto, ovviamente non saprei, non potrei dirvelo con precisione. Comunque, la Sardegna appunto ha questa mobilità, non è strana in realtà. Per quanto riguarda le connessioni, Sardegna sappiamo comunque una regione che è stata benedetta per un periodo la zona bianca, hanno fatto delle scelte un po' rumorose forse durante l'anno scorso anno, diciamo sono stati poco chiari per alcune decisioni, tant'è che quando io seguo comunque una struttura, lei mi fa, ma io che devo fare? Devo aprire? Cioè, io ti direi sempre di aprire, ovviamente bisogna vedere come vanno le cose, e cambiavano un giorno sì, un giorno no, le cose. È stato un pochino strano, rimangono comunque sia l'aereo un mezzo di locomozione funzionale, mezzo di trasporto, scusate, funzionale per arrivare in Sardegna, la maggior parte ovviamente passano per traghetto e quindi su gomma. Abbiamo tantissime movimentazioni di quel genere. Poi, se vogliamo divertirci un pochino nella ricerca di tariffe strane o strani, perché strana è il termine giusto, mi sono fissato con il 14 agosto, un giorno che mi piaceva tantissimo, e ho riscontrato dei prezzi minimi e massimi peculiari. Perché abbiamo anche 22 euro in vendita il 14 agosto in Sardegna, una notte, che ragazzi è una cifra interessante, non era proprio vicino al mare, però insomma, con la macchina poi ci vai, secondo me, e per arrivare fino a circa 10.000 euro a notte. Va bene, la Sardegna comunque ha dei luoghi, delle località ricercatissime in tutta Europa, in tutto il mondo anche, quindi non mi sono sorpreso troppo di questo gap, di questo diciamo questa tariffa così elevata. È anche vero che ho preso in esame in questo caso delle ville, quindi la villa sta a prezzo più basso, una villa effettivamente, quella a 22 euro, come lo era quella circa 10.000. Gli hotel invece, soprattutto nel periodo di agosto, il 14 agosto nello specifico, stavano tra i 150 e i 300, mentre quelli un pochino di più, di fascia un po' più alta, fra gli 800 e i 1.000-1.100, quindi insomma la tariffa è più o meno standard, più o meno, è rimasta più o meno quella. Poi sono andato a vedermi anche Porto Cervo, perché non ci sono mai stato, ci sono passato davanti, e devo dire che Porto Cervo sa essere comunque abbastanza accogliente, perché anche a meno di 300 euro puoi trovare delle camere. Vabbè, regalato, dai. Ad agosto. Io sono rimasto abbastanza colpito. Poi ovviamente si sale all'inverosimile, però insomma, i minimi sono interessanti, ecco, forse più dei massimi per la Sardegna, dei quali mi stupisco poco, i minimi sanno essere accattivanti a volte. Adesso anche lì la domanda che mi faccio è: perché sono così? Perché è così minimo, così bassa la tariffa? Ma ad agosto? Sei sicuro? Basta? Cioè, forse ti ho sottovalutato io, magari la prossima volta che usciamo a cena il portafoglio neanche lo tiro fuori io, però. Ma scusami, scusami, che non lo vedi la giacchetta? No, però insomma per Porto Cervo sono rimasto abbastanza sorpreso. Però la Sardegna ha questa mobilità tariffaria. Rimango sempre, mi connetto a quello che ha detto Gabriele, con come avevo detto prima, sto guardando adesso il mio schemino che mi sono fatto, delle strutture che stranamente scompaiono ad agosto.
Adesso saranno prenotazioni, non saranno prenotazioni, sarà stato davvero caricato, cioè nel senso ci sono mille opzioni al riguardo. Saranno prenotazioni che poi si palesano, si concretizzano, non lo sappiamo. Però questo andamento è abbastanza, diciamo, deludente, ecco, dalle mie parti. Poi non so se Riccardo, pure tu hai avuto per tutte e due le locazioni che hai cercato questa sensazione. Sì, i comportamenti, come dicevamo, sono piuttosto simili. Poi abbiamo parlato di svendita, ma anche di scarsa visibilità, che poi è anche una possibilità, forse una probabilità, ma non la rende meno problematica. Ma di nuovo, non perché noi vogliamo suggerire di dare le commissioni a Booking.com o a Lota di turno, ci piace perché prendiamo la mazzetta o chissà che cosa. Il punto è che la vetrina del mondo online, visto che il mondo ci cerca, vi cerca, è la via più diretta per anche far sì che quel benedetto telefono squilli più di una volta al giorno, perché l'email, compaia lì dove la casella è qualche volta vuota, e eccetera, eccetera. Nelle destinazioni che ho cercato io, e questo vale anche per quello che avete fatto voi, bisognerebbe poi distinguere non soltanto ogni singola regione, ma ogni singola posizione regionale, ogni singola destinazione all'interno di una regione, c'è cioè chi è più famoso, c'è cioè chi è famoso un pochino più nelle zone limitrofe, c'è cioè chi è famoso anche dall'altra parte del mondo. Teniamo per esempio presente che noi ci confrontiamo con il mondo, non con il vicino di casa o col vicino di regione. Quest'anno, come l'anno scorso, saremo nell'animo di ospitare più italiani, probabilmente per questioni di restrizioni, però in generale l'americano, l'australiano, l'africano che viene in Puglia non ha proprio idea di dove sia Foggia, di dove sia Lecce, che differenze ci siano. Quindi nelle ricerche anche che fa su internet mette delle macro destinazioni e poi attraverso i benefici che gli vengono proposti sceglie una meta o ne sceglie un'altra. Quindi se in Puglia, per tornare, per stringere un pochino sui dati, ci sono iscritte su Booking.com 26.000 257 strutture, il Salento, che è il tacco del nostro bello stivale, ha 17.874 strutture, quindi la Incredibile. gran parte ovviamente è lì in Salento. Come per le altre destinazioni, vediamo una parabola che a fine giugno, quando comincia l'estate vera e propria, registra un tot di strutture, cala vorticosamente sulla settimana di Ferragosto per arrivare poi di nuovo a settembre intorno a una cifra interessante. Però, di nuovo, 17.874 strutture registrate. Poi c'è chi purtroppo è fallito, c'è chi purtroppo ha già venduto, c'è chi purtroppo ha deciso che non vuole vendersi. E scendiamo già al 26 giugno, ultimo weekend di giugno, primo d'estate vera e propria, su 17.874, 2.555 strutture. Non so fare le percentuali, come non so fare neanche la più banale operazione matematica, ma è veramente poco. E qui andiamo da un 23 euro più o meno in una guest house a Cutrofiano Lecce, che è una bellissima cittadina dell'entroterra, quindi il mare forse lo vedi col cannocchiale, fino a un 5 stelle resort a 196 in BB, una doppia BB, sempre base doppia, è la ricerca, quella Sì, che è nel 90% esatto. di 80% di casi, anche questa va specificata, base doppia, che poi permette di far uscire anche le multiple volendo. E tra l'altro sì. Sì, no, scusa, vedete, anche per tutte le ricerche che abbiamo effettuato Esatto, dovevamo è dirlo. sempre stata. Sì, esatto, ci siamo dimenticati. Facciamo bene a sottolinearlo e tornando alla nostra settimana di Ferragosto, il weekend proprio di Ferragosto, sabato è 14, domenica sarà 15, quindi presumibilmente il giorno forte sarà il 14, quella settimana su 17.874 abbiamo 1.321 strutture registrate, dove una media di... In realtà c'è abbastanza omogeneità di prezzi, dai 50 ai 200 siamo intorno alle 500 strutture per segmento, 50-100, 100-150, 150-200 e oltre i 200. Anche qui si parla,
da una piazzola sempre a Cutrofiano, che ormai sta avendo una pubblicità meravigliosa da parte mia, a un sempre il resort 5 stelle che fa 348 euro in BB doppia a notte, per poi tornare a settembre con una buona disponibilità di strutture, buona rispetto a Ferragosto, ma sempre 2577 rispetto a 17.000 che gli altri che stanno facendo, non lo so, dormono. La Sicilia, anche qui se possibile è ancora più complicata andare a distinguere tutte le meraviglie siciliane e tutte le località strafamose, straricercate. In Sicilia ci sono 35.778 strutture e da notare che innanzitutto io ho selezionato strutture, non ho messo le unità singole, le ville o le proprietà intere, parlo di strutture, parlo quindi di BB, alberghi, di affittacamere, di campeggi, tutto ciò che vende un posto letto all'interno di qualcosa, anche se poi ci sono anche degli appartamenti che escono fuori, però Booking.com li chiama comunque alberghi, anche se sono appartamenti, per loro sono comunque alberghi, e questa è un'impostazione proprio di base che fa Booking.com. Taormina, anche qui non c'è bisogno di grandi presentazioni, 642 strutture registrate su Taormina, non sono tantissime, ma Taormina pure, non stiamo parlando di Los Angeles in quanto a grandezza, e già cominciamo a scendere a un terzo sul 26 giugno, 231 strutture, e su Ferragosto 138 strutture attualmente prenotabili su Booking.com, da un minimo, sempre parlo di Ferragosto, di una guest room con bagno in comune, room only, perché la colazione te la devi pure andare a comprare tu, 53 euro sempre base doppia, fino a un 5 stelle, una doppia con vista giardino, a 802 euro BB, però la colazione qui te la danno, perché insomma si sentono abbastanza geniali. Tuna! Sarà un posto straordinario sicuramente. E toccando qualche isola, visto che di isola abbiamo parlato, e anche circoscrivendo delle difficoltà ulteriori e logistiche anche economiche, perché abbiamo parlato di semplicità di raggiungimento attraverso anche aeroporti di low cost, Ryanair è stracitata anche sul territorio siciliano, l'aeroporto di Comiso. Tra l'altro per Comiso è stato l'unico aereo in vita mia che ho perduto, perché era il giorno dopo l'attentato a Bruxelles e ho sottovalutato leggermente la fila che si sarebbe creata nei contratti. Comunque, tornando alle nostre isole siciliane, ho preso Favignana, così cogliamo anche l'opportunità per salutare uno dei nostri membri storici del team, Patrizia Patti. Ciao, quando vuoi sei invitata a una puntata con noi, insieme a noi. Così. Ha scritto anche un commento, ci salutava prima, come prima. Bravissima. È invitata, quindi a furor di popolo richiediamo la sua presenza. E Favignana, 252 strutture iscritte, qui è secondo me l'exploit migliore di visibilità. Al 26 giugno 28 strutture attualmente visibili, la settimana di Ferragosto 7 strutture visibili su 252, con un... è pure facile vedere la media, perché sono 3 tra i 150 e 200 euro a notte e 4 oltre i 200 euro, e si va neanche troppo in alto in realtà, con 324 euro un 4 stelle in BB. Quello che è il più presente nelle altre ricerche come prezzo massimo, invece a Ferragosto proprio non è visibile, ed è sempre un 4 stelle. Ma per chiudere questa parentesi di ricerche e analisi, siccome è l'Italia, noi facciamo, noi diciamo, tutto il mondo è paese, mi sono andato a prendere altre due mete strafamose di Grecia e Spagna, nello specifico Mykonos e Formentera. Ci chiediamo, ma gli altri faranno qualcosa di meglio, faranno qualcosa di peggio, avranno dei comportamenti differenti? No. Identici, l'abbiamo visto in occasioni di interventi che ha fatto Franco Grasso, me ne ricordo uno a Valencia, uno a dove siamo andati in Francia, non mi viene, vabbè, poi ce lo ricordiamo, forse qualcuno
che ci sta ascoltando, se è dei nostri, se lo ricorda, ma dovunque siamo andati, le domande, gli errori erano sempre gli stessi. Quindi a Mykonos, dove ci sono iscritte 607 strutture, ne vediamo poi a Ferragosto soltanto 136 attualmente visibili, prezzo minimo è 121 euro, non rimborsabile, room only, e se non si vuole prendere un bel posto in dormitorio condiviso a 78 euro, e il massimo è un 5 stelle, una suite cost con vista mare 998 euro, però pure qua ti danno la colazione, quindi stai tranquillo. E a Formentera 114 strutture iscritte e 22 visibili su Ferragosto, addirittura 18 il 10 luglio, con anche qui un'oscillazione che va un po' più verso l'alto, 194 euro la tariffa minima a luglio, 203 il 14 agosto, sempre non rimborsabile, una casa con tre camere da letto però per due persone, perché il supplemento della terza persona crescerebbe, e poi abbiamo un 5 stelle lusso, questo si chiama la sistemazione boutique dei fiori, la tipologia, 561 euro room only però. Quindi se la preoccupazione era ma ci stanno cercando, ci stanno trovando, tutti quanti ci cercano, tutti quanti ci trovano, gli altri stanno uguale, nella stessa identica condizioni, non apriamo, vendiamo, venderemo, insomma venderete come decidete voi, e saprete farlo sicuramente meglio di me, non è vero? Questa è una sorpresa però, non ce l'avevi detto, bravo. Eh sì, faccio un po' di brio, poi uno ha voglia a cercare cose e a dimostrare come tutti quanti poi cadono più o meno nello stesso errore. Noi parliamo di errore, poi c'è chi stravende come vende benissimo, è felicissimo, e adesso ci scherziamo anche un po' su nell'ignoranza, andrebbe preso caso per caso ogni singola realtà e visto se i prezzi sono coerenti alle necessità, ai costi, se hanno mercato, come vendono, perché poi magari vendono online a un prezzo e ai tour operator vendono a un terzo di quello che vendono, magari pagano anche più di commissione. Ha voglia a parlarne. E lo so bene anche di questa cosa, però non volevo iniziare il discorso. Beh, accidenti, ragazzi, un'ora è volata. Davvero? È volata. Questa chiosa finale, uno per dire che il Luna Park di Coney Island ha riaperto e quindi io sono contento, anche se non ci posso andare. E due, per dire che chiunque volesse quest'anno fare un picnic nel giardino di Buckingham Palace lo può fare. Però non ti puoi portare la birra, perché gli alcolici sono banditi dalla regione. Vabbè. Esatto. Non si può neanche giocare a palla, giusto. Se no la regina si arrabbia. Ci avrei fatto una live solo su questa dell'ingresso a Buckingham Palace. Sarebbe durato 35 secondi. No, avrei parlato per ore di tante cose che non avrebbero assolutamente senso. Però vi ringrazio per essere stati qui con noi fino adesso. E seguiteci, perché la prossima live sarà venerdì prossimo. E vi faremo sapere l'orario, però, perché potrebbe esserci qualche piccolo cambiamento tramite i nostri social, che sono ovunque in descrizione. Esatto. Ma c'è Badoo? Cos'è? Badoo, che c'entra? Non c'entra. Però siamo anche su. Facciamo che no. E però ci andremo, facciamo delle ricerche al riguardo. Quindi vi aspettiamo prossima settimana, tutti a ride, state bravi. E, mi raccomando, se avete poi qualcosa, anche qualche commento da scrivere, noi questa live la carichiamo anche su YouTube, ovviamente, quindi insomma vi aspettiamo anche lì, qualora ve la foste persa o vi foste persi dei pezzetti, ok? Come al solito. Quindi adesso facciamo un grande saluto, il saluto dei Revenue Friends. Alla prossima, visto che a venerdì. Buon 21 aprile, che sono i Natali di Roma e vanno festeggiati. Esattamente. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie. Alla prossima. Ciao.
prestito sogni e li trasformiamo in speranze. Tutti fuori dal coro, vendiamo solo apparenze. L'inchiostro sul corpo come macchie di sangue, per essere visti in un mondo che non ci distingue. Né rabbia, né gioia, né amore, né voglie. Solo un autunno vestito di foglie, affamati e già sazi di buoni consigli, in cerca di maghi senza cilindri e conigli. Percorriamo i sentieri più duri e contorti, la meta è il paese dei problemi irrisolti. Noi donne, noi uomo, figli dei nostri padri, abbiamo il futuro nelle case dei ladri. Ma domani sarà una giornata di sole, con l'erba verde nei prati, le margherite e le viole. Giocheremo bambini fino al tramonto, per dormire felici in un sonno profondo e poi bere un caffè. Nella cantina dei sogni conserviamo illusioni che ci mantengono vivi dentro prigioni, da cui usciamo ogni tanto per far prendere aria questa vita al guinzaglio così solitaria. La mente ci mente e siamo tanti milioni, con gli occhi perduti in tanti schermi a colori. Un cuore che batte al ritmo della rete è un popolo nuovo di anime inquiete. E accendiamo ricordi di canzoni e di danze, produttori di vuoto che riempie le stanze. Ansimiamo respiri, né morti né vivi, impauriti e distanti, con la rabbia tra i denti. E non esiste la pioggia, solo nuvole nere e giorni noiosi, senza mattini e né sere. Bruciamo nel fuoco le nostre emozioni, aspettando l'arrivo dei giorni migliori. Ma domani sarà una giornata di sole, seduti in un bar a guardare il mare. E nel silenzio senza parole, vedere i gabbiani volare e poi bere un caffè. Il bimbo che è nato ha già scritto una storia sulle pagine bianche di una passata memoria, di vita, di morte, di amicizia e coraggio, di amori rubati nelle notti di maggio, di vite future e degli anni passati, di cavalieri, di draghi, di santi e dannati. Lo squarcio nel buio è luce violenta che acceca chi illumina in una notte già spenta, e le stelle nel cielo a tremare nel freddo del vuoto perfetto in cui stai cadendo. È il sole nel cielo, è stato spogliato, né luce né vita, il suo cuore infuocato, incerti e convinti di poter andare, è riflesso del cielo che nasconde il mare. Mastichiamo futuro e sputiamo presente, soli e sperduti anche in mezzo alla gente. E viviamo nel sogno di un tempo diverso, né oggi né ieri, ma un presente già perso, nell'imbuto dei tanti che hanno fatto la storia. Versiamo il vino della nostra memoria e scriviamo canzoni che vogliamo cantare. Un giorno d'estate in riva al mare, la strada maestra che traccia sempre la via, un brindisi eterno, e così sia.